Sulla piazza ognuno passa, ognuno viene, ognuno va, ma molti si fermano per assistere alla Carmen, lo spettacolo scritto da Enzo Moscato e diretto da Mario Martoni. A interpretare la protagonista di questa audace riscrittura sarà Yaya Forte, mentre il ruolo di José, divenuto José nell'ambientazione napoletana, è affidato a Roberto De Francesco. Con loro l'orchestra di Piazza Vittorio sotto la direzione di Mario Tronco, che insieme a Leandro Piccioni ha arrangiato le musiche ispirate a Bizet. L'operazione ha grande forza visiva, il palco si accende dell'allegria e della complessa sensualità di culture che si incontrano. Lo spettacolo però è soprattutto lei, Yaya Forte, una Carmen differente, ricca di gradazioni e tonalità che vanno dalla tragedia greca alla sceneggiata, passando per la zarzuela spagnola. Lo spettacolo inizia con una Carmen adulta, proprietaria di bordelli, ricorda un po' le Balcon di Genet, che rivendica il suo diritto di essere puttana e filosofa allo stesso tempo. Carmen è un po' un archetipo chiuso, è un po', diciamo, la mala femmina, la donna fatale, e invece mi piaceva dare più declinazioni, anche misteriosi a me stessa, però darle delle possibilità diverse, muoverla in territori anche di tenerezza. Colpisce la familiarità di Yaya Forte con la musica e la danza, due passioni che l'attrice aveva coltivato prima ancora di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e che recupera nella Contaminazio pensata da Moscato, Martone e Tronco. Ringrazio molto Mario Tronco perché quando per esempio abbiamo immaginato la Balnera o Trallallallallalla, queste aree che sono famosissime, battutissime, ci siamo posti subito il problema di non affrontarli in maniera convenzionale. L'attenzione alle sfumature viene all'attrice anche dal cinema, ambito nel quale si è distinta almeno quanto in teatro, lavorando con registi di chiara fama e rivestendo un ruolo non secondario nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino, recente Oscar al miglior film straniero. Il cinema mi ha insegnato a gestire il corpo, il viso, in una maniera più asciutta. Spesso in teatro è più difficile avere un controllo del proprio corpo, e invece il cinema, tu sai che al cinema se fai così esprimi qualcosa e se muovi un sopracciglio ne esprimi un'altra. Quel tipo di controllo io l'ho portato anche al teatro. La proposta di Mario Martoni e Enzo Moscato si presenta nella sostanza come un'operazione metaletteraria e mitopoietica che rifugge dalla cronaca. Su questa base Yaya Forte, con la profondità genetica della sua cultura mediterranea, arricchisce Carmen di un'attualità universalizzante. Naturalmente c'è una violenza su una donna ed è evidente, però Martone, io sono d'accordo, capisco perché, non ha voluto assolutamente sottolineare la relazione con la cronaca, perché è sempre riducente. Ci sono più cose in cielo e in terra. Il fulcro è nell'urlo finale. Il personaggio non muore come nell'opera di Bizet o nella novella di Mérimée, ma anzi interviene nel racconto della sua storia e porta avanti, pur ferito, il suo grido di libertà. In un grido c'è un dolore più profondo, ma parlo tecnicamente, quando si grida si attinge a una zona che è più profonda di quella della parola o della conversazione, cioè qualcosa di ancestrale, e credo che un grido possa raccogliere appunto il dolore di un essere umano anche senza la sua consapevolezza.